l'8 marzo ed è la festa delle donne e sono al Tulip, il locale del mio carissimo amico che questa sera ha preparato per tutte le donne una festa molto speciale dove ci saranno degli assaggi, dei profumi ai feromoni, robe molto particolari. Maschietti, la festa delle donne è tutti i giorni, quindi portate rispetto tutti i giorni a noi donne che ci facciamo un mazzo così. Ci vediamo tra poco. E perché abbiamo deciso di legarlo a una cena che abbiamo chiamato sensoriale. Rosso Limone è un'azienda che si occupa di benessere sessuale e quindi di una sessualità consapevole e di un rapporto con il proprio corpo che sia volto alla conoscenza e quindi allo scoprire dei nuovi piaceri attraverso poi una serie di prodotti che noi utilizziamo. Stasera ne vediamo qualcuno. Perché la cena? Perché le due cose che piacciono di più all'essere umano sono mangiare fondamentalmente ci sono proprio dei legami scientifici banalmente quando mangiamo o quando facciamo l'amore, lo diciamo un po' più in maniera elegante, il nostro corpo rilascia proprio le sostanze della felicità. Io anche quando mangio però. Anche, eh sì, quando mangi e quando fai l'amore. L'antipasto ce lo godiamo, chiacchieriamo un pochino tra di noi, iniziamo a sciogliere l'atmosfera con un po' di vino, con un po' di incensi e feromoni che si sono spenti, adesso riaccendiamo. Portata per portata vi spiegherò cosa andiamo a fare nel dettaglio. Giochiamo un po' con i cinque sensi, non è niente di scandaloso. Brava! L'atmosfera così. Grazie! Prima di svendarvi dobbiamo indovinare qual è l'ingrediente afrodisiaco presente nella prima portata. Perché il gusto è legato in qualche modo alla sessualità e quindi a Rosso Limone, a quello di cui ci occupiamo noi. Per prima cosa la porta d'ingresso è una, ovvero la bocca. Sia per il gusto che per la sensualità, perché l'amore non si fa solo fisicamente, ma si fa con le parole, con i sussurri, con i baci. E quindi la porta d'ingresso del gusto, che è il nostro senso che utilizzeremo questa sera, e quello della sensualità parte tutto dalla bocca. Ovvero che noi esseri umani abbiamo la fortuna di goderci le cose, quindi di goderci i piatti che mangiamo e di goderci l'atto sessuale, quindi la nostra intimità e la nostra sessualità. Gli animali, a differenza nostra, mangiano perché hanno fame e fanno sesso per riprodursi. Noi riusciamo a sviluppare, vengono chiamate sensazioni multisensoriali, sono piaceri sintetici, quindi tramite il gusto e tramite la sessualità noi siamo in grado di andare a stimolare tutti i cinque sensi e quindi a goderci a pieno l'esperienza. Adesso dobbiamo provare a indovinare da bendate l'ingrediente misterioso che è un ingrediente afrodisiaco. Aiuto! Oddio, allora aspetta, raga, non so se riuscirò a centrare la bocca.
Allora, che annusiamo? Dall'odore non capisco. Mangiare da con gli occhi chiusi è impossibile. Ho tirato su qualcosa? Sì. Cos'è? È un risotto. Grazie. Qual è l'ingrediente? Prego, io che cosa ne so? Qual è l'ingrediente segreto? Un attimo. Fammi prendere di più. Aspetta. Ah no. Non riesco a capire. Meno male che questo doveva essere quello facile. Tu hai già sbirciato? E no, non ho sbirciato. L'hai sbirciato, allora dimmi. Non lo so perché, cioè, se questo è quello facile. Questo è facile. Non ce la farò mai. No. Fragola. Le fragole sono afrodisiache. Domanda. Non lo so. C'è qualcuno qua? Non lo so. Che cos'è? Ma serve per mangiare? Sì, la forchetta di oggi. Tipo per prendere le cose. Ci sta. Magari fa anche i boccoli. È Roger. Roger ti chiama. Roger. Ciao Roger. Il cappellino questo qua. Far away. Far away. Guarda signora con il microfono. È il momento. È il momento. È il microfono. Allora adesso dobbiamo indovinare questo ingrediente afrodisiaco solo con l'olfatto. Quindi io mi venderò e raga, il mio naso è tipo il naso da tartufo, non posso sbagliare. Ho indovinato la prima, indovinerò anche la seconda. Bisogna usare solo l'olfatto, quindi allora mi sembra spinaci sicuro, secondo me. Vai sulla carne. Ah, c'è la carne? Vai sulla carne, usa dove c'è la carne. La carne dipende. E basta! Spettacolo! La salsina che c'è sopra è fatta con un ingrediente che rientra tra gli ingredienti. Lo so. Latte di mandorla. Latte di mandorla? No, lei ha scritto latte di mandorla. Ah, non è. Se invece che farvi il pippone sull'odore, il tatto, che siamo già oltre, vi propongo di provare un prodotto di Rosso Limone. Ok, che cos'è? Che cos'è? Fa vedere, allora, fa vedere. Siete libere di farlo, siete libere di non farlo. Non è niente di lì, è un prodotto di cosmetica erotica
è un chiama sangue, quindi fondamentalmente crea quell'effetto caldo-freddo e sull'uomo migliora ovviamente l'erezione eccetera eccetera, perché proprio chiama sangue. Di solito lo si usa durante i preliminari, piuttosto che io ve ne metterei una lenticchia sul dito e sopra illuminato lenticchia, proprio perché ne basta poco e vi consiglierei di andare al bagno e di appoggiarlo sulla clitoride. Scusa, indicato per lenticchia. Aspetta che se esageri poi. Prima esperienza. Brava! Quindi com'è la sensazione? Ma cosa ne metto? Una punta. Provo, raga. Arrivo. Ma vai zitto dopo. Allora com'è? Tutto bene. E questa sera ci ha invitato e ha organizzato questa serata dedicata tutta alle donne per farci provare nuove emozioni, perché lavora per un brand particolare. Come si chiama questo brand? Si chiama Rosso Limone. Esatto, e propone vari oggetti un po' particolari. Siamo divertiti tantissimo, quindi io ti ringrazio. Grazie a voi, tantissimo. Grazie mille. Se volete seguirla e acquistare qualche prodotto di Rosso Limone, io metterò qua sotto il link, quindi raga mi raccomando andate a vedere la sua pagina, perché lei è una persona meravigliosa e vi aiuterà sicuramente a trovare quello che vi serve. Ciao donne, ciao. Sempre forti! Lui invece è Fabio, mio carissimo amico, ed è il proprietario del Tulip, colui che ci ha permesso di fare un sacco di casino a noi donne questa sera. Grazie Fabio, innanzitutto. E vogliamo dire che cosa fai nel tuo locale, un sacco di cose? Vabbè, questo è un locale che abbiamo aperto 3 anni fa e è un wine bar, quindi abbiamo tanto vino, una selezione di vino particolare. Ma si mangia anche benissimo, raga. Bravissima. Birra alla spina e un po' di birra anche artigianale. Si mangia perché abbiamo una cucina tutta attrezzata per fare di tutto e di più, quindi è vero. Facciamo un po' di cose un po' particolari. E dove ti trovano? Ad Arconate, in via Diaz numero 7 ad Arconate. Quindi raga, metterò qua sotto il link, aggiungete Fabio e scrivetegli in direct se volete prenotare una cena, un pranzo, una festa di compleanno, un party di donne scatenate come stasera, quello che volete, perché lui è super disponibile, è una persona meravigliosa. Ci sono. Grazie Fabio, grazie per questa bellissima serata. Ci vediamo alla prossima. Ciao raga, un bacione grande, buona festa della donna!